Barone Vassallo, 22 luglio 2024, buonasera a tutti. Oggi un video alquanto polemico, perché io vorrei che qualcuno mi spiegasse. Quando uno di noi, ad esempio uno di noi di Motore Italia, o qualcun altro che, diciamo, parla della realtà in modo non politicamente corretto, ovvero dicendo la verità. Quando noi diciamo la verità, basta ad esempio che io dico Sergio, ma che mi buttano giù il canale. Basta che io dico sacro raffreddore, mi buttano giù il video, il canale. Basta che io dico sacro feticcio e mi buttano giù il canale. Invece ci sono delle persone che si permettono di dire tutto e di più, per carità, giustamente, le quali vengono lasciate parlare senza alcun problema. Rimangono i video su TikTok, rimangono i video su YouTube, rimangono i video su Facebook e in generale su tutti i social. Oggi vi porto questo video della signora Ornella Mariani, persona che a me sinceramente sta simpatica. Ma io vorrei capire come mai i suoi video rimangono sempre presenti anche quando esagera con le parole e invece agli altri vengono tolti. Adesso voi mi dovreste spiegare tutto questo da cosa deriva. Adesso vi faccio sentire il video che gira su TikTok e su YouTube. Quindi io mi dissocio da quello che dice. Lo porto soltanto ad esempio. Andiamo ad ascoltarlo. Ufficialmente ladra, Ursula von der Leyen, che ha incassato una tangente di 700 milioni di euro su vaccini che non erano vaccini, ma A noi strumenti non ci interessa antidote, del è stata argomento deliberatamente di cui sta assolta. parlando, Non ha Lo dico contato per non l'Espagna, avere ormai problemi con i vari inequivocabilmente social. presente nel tessuto cardiaco dei cosiddetti vaccinati, abbia patologizzato Su una TikTok questo generazione i gira, cui guardate qui. pezzi forse sopravviveranno ai turbotumori e ai malori improvvisi. Queste La sono sola le opinioni voce della di signora questi anni Mariani. si è levata contro il vergognoso reincarico attribuito alla più infame e criminale donna della storia. Ma voglio riservare due parole a tutto il Sta certame parlando di italiano Ursula che von la der Leyen. rievoca, Lei a lo può partire da fare. Tajani, degno erede di Badoglio, e a parere del quale questa rielezione è un messaggio di stabilità dell'Unione Europea. È vero, un messaggio mafioso. Tutto cambi perché nulla cambi. Io ce l'ho con i ladri, i cortigiani, i lecchini, i minus habentes, i corrotti che hanno eletto soggetti come costui e varia altra gentaglia perdendo l'occasione storica di delegittimare il fatiscente e obsoleto edificio chiamato Unione Europea. Ce l'ho con costoro perché hanno imposto anche a noi un regime corrotto e vessatorio, adesso attaccato anche dalla nostra premier all'amatriciana, cui fin dal primo momento era sfuggito di essere considerata solo un utile idiota. PS, ma perché Adesso gli anch'ella sa altri di prendono essere le stata denunce e lei solo no? la insignificante comparsa della commedia interpretata da una compagnia di buffoni che Mattarella. Pensate soltanto il nome che ha appena nominato, Ufficialmente ladra. eccetera, eccetera, insomma. Allora, indipendentemente che una persona può condividere le idee della signora Mariani, dobbiamo confermare che utilizza delle parole
molto forti, che nessuno si permette di utilizzare, da dei buffoni, da dei ladri, da dei delinquenti, da dei criminali, degli assassini, a persone con nome e cognome, viene ospitata in televisione, perché l'ho vista anche in televisione. Dice dei termini che, come tutti voi sapete, la maggior parte delle persone non può neanche lontanamente immaginarsi di dire in un video pubblico, eppure non le fanno niente. Allora adesso a me sorge il dubbio, perché esistono figli e figliastri? Probabilmente sì, ma chi la difende Ornella Mariani? Perché è veramente incredibile. A questo punto mettiamoci tutti una parrucca, mettiamoci la voce da donna e diciamo quello che sentiamo di dire. Diciamo quello che pensiamo, senza doppi termini. A questo punto, scusate, io veramente non ci capisco nulla. È già il secondo video che faccio, ma nessuno è riuscito a darmi la soluzione a questo enigma. All'enigma che alcune persone possono dire delle frasi, delle parole, delle cose, e alcuni altri no. Io vi chiedo il vostro parere. Vi chiedo di dirmi se magari c'è realmente un qualcuno che difende questa signora, o che comunque probabilmente una donna può e un uomo no. Perché ho visto addirittura dei video di personaggi politici di vera opposizione, tolti, levati, addirittura non ha potuto rispondere, e alcuni altri soltanto con la parola Sergio Ma, chiuso lì. Oggi è una giornata di critica, è lunedì siamo tutti più stanchi, più annoiati, più arrabbiati, e allora vi chiedo di risolvermi questo enigma. Ragazzi, ci vediamo domani. Ciao a tutti.